Buongiorno, sono super assonnata, tanto per cambiare. Oggi è mercoledì, Marco è al lavoro, quindi siamo a piedi e spero che non piova. Per ora non sta piovendo, ma il cielo è coperto, quindi speriamo che regga perlomeno fino a scuola. Stamattina ho provato a alzarmi subito quando è suonata la sveglia perché ieri avevo visto un video dove dicevano una cosa del tipo che se ti rimetti a dormire quei 5 minuti, il tempo che suoni di nuovo la sveglia, è peggio perché il corpo dovrebbe poi fare un ciclo di dormita di 75 minuti. E se tu di questi 75 minuti ne dormi solo 5, ovviamente sei stanco. Quindi io ci ho provato, ma non mi sembra di essere molto più sveglia degli altri giorni. A parte che io comunque non è che mi riaddormento in quei 5 minuti. Impossibile. Se dovessi riaddormentarmi veramente mi ci vuole almeno 20 minuti. Quindi sto lì con gli occhi chiusi, ma in realtà non sto dormendo veramente. Ora bevo il caffè, poi vado a svegliare Francesco. Un'impresa ardua tutte le mattine farlo svegliare. Ok, l'ho accompagnato. Era stra dimora stamattina. Ok, sono tornata, mi faccio subito il secondo caffè. E Francesco era, vabbè, lui è sempre giù di morale quando deve andare a scuola. Oggi diciamo in particolar modo perché ho un'interrogazione, quindi era molto in ansia anche. E speriamo che vada bene questa interrogazione perlomeno. Ieri sera quando sono andata di là da lui per fare la cartella, poi in realtà ci sono stata un'ora perché mi ha chiesto se lo aiutavo a ripassare, se gli facevo le domande. Ieri non ho avuto un attimo di tregua. Però spero che perlomeno sia servito a qualcosa. Ok, caffè e poi mi attivo. Oggi vorrei riuscire a fare qualcosa tra tutte le cose che ho in mente di fare. Però intanto devo pulire prima di ogni cosa e vorrei anche cambiare un suolo a Francesco, quindi vediamo che ora faccio. Allora, tra le cose che vorrei fare sicuramente c'è la crostata, perché non ho più niente di dolce da mangiare, questo mi su è finito. E a parte che non ho più lo yogurt, non ho abbastanza burro d'arachidi, e per rifare il wasabi su comunque avrei voglia di cambiare, di mangiare qualcosa di diverso, quindi vorrei provare a fare la crostata. Poi vorrei fare l'impasto per la pasta di mais, perlomeno farlo così so che ce l'ho. Poi vorrei iniziare una tela, non voglio fare troppe cose. A me poi prende la smania, quando voglio fare le cose le voglio fare tutte subito, ma ovviamente no, non è possibile. Quindi andiamo per gradi, intanto penso al caffè. Non ho ancora finito, sono le 11:20, devo ancora fare i bagni e lavare per terra. Un ultimo sforzo, ce l'ho quasi fatta. Ovviamente mi sono messa a pulire un pochino più a fondo, diciamo. Ho anche dato una pulita sul terrazzo, era pieno di polline, c'era tutta polverina gialla. Non ho ancora fatto colazione e non so cosa mangiare. L'unica cosa che posso mangiare è una mela. Ho visto che Francesco ha preso 6 all'interrogazione, sono andata a vedere sull'app della scuola. Finito, finalmente, direi tutto bagnato ancora. E è mezzogiorno quasi, io alla fine non ho fatto colazione, non ho mangiato niente, però credo che una mela adesso la mangerò lo stesso. E oddio, mi è venuta la pancia. Tra l'altro io la crostata avrei voluto farla in una delle teglie che sono con la raccolta punti della Coop, ma non siamo ancora andati a prenderle. Scusate, sentite rumori strani alla mia pancia che si lamenta. C'è questa che è proprio da crostata, è bellissima e avrei voluto farla qui, però, praticamente
Probabilmente ci andremo oggi, solo che ci andremo dopo le 5 e ormai a quell'ora. Preferirei farla prima, insomma, la crostata, così posso farci merenda. Ne ho due, se non, due, tre, se non sbaglio, da prendere. E pensavo di prendere quella da crostata, appunto. Questa e questa. Per adesso, poi magari prenderne anche un'altra, così che fa sempre comodo. Non so se li avete visti, comunque ci vogliono tipo 10 bollini più 3,50 euro, 3 euro. Quindi appunto abbiamo già riempito tre schede, anche perché alla Coop ce ne danno un botto di bollini quando andiamo a fare la spesa. Non tutti, però alcune cassiere. Magari dovremmo avere un bollino per la spesa che abbiamo fatto, ce ne da 10. Comunque, niente. Tutto questo per dire che devo fare la crostata. Però prima mangio la mela. Poi bisogna riposarmi un attimo prima. Ok, è mezzogiorno e io faccio merenda. Merenda antipasto, chiamiamolo così. Mentre ero lì che sbucciavo la mela, mi è venuta in mente una cosa, un ricordo. Mi è venuto in mente perché ho strappato la pagina del calendario di aprile, che ormai siamo a maggio inoltrato. Avevo strappato appunto la pagina del calendario e mentre sbucciavo la mela ho pensato, cavolo, è passato già un altro mese, non, cioè, non è passato molto dall'ultima volta che ho strappato il calendario. Ho pensato come passa in fretta il tempo. E poi mi sono ricordata di quando da piccola mi sono resa conto che il tempo passa. Io non so se voi avete il ricordo di quando vi siete resi conto di questa cosa da piccoli, perché penso che nessuno di noi nasca con la consapevolezza del tempo che scorre. E ho questo ricordo così lontano, ero veramente piccola, sembra quasi come se fosse un sogno molto vecchio, però mi è rimasto impresso questo ricordo. Praticamente era Capodanno, eravamo io con i miei genitori a casa del fratello di mio padre, di uno dei fratelli di mio padre, che stava a Firenze. Eravamo lì per festeggiare Capodanno e io mi sono chiesto, cioè, mi sono chiesto, avrò chiesto a mia madre sicuramente cosa fosse il Capodanno, cos'era questa festa, no? E lei mi ha spiegato appunto che si passava da un anno a un altro, era passato un anno ed è lì che mi sono resa conto del tempo che passa e mi ricordo che mi è venuta l'ansia, perché io già da piccola avevo l'ansia, solo che non sapevo che fosse ansia, perché mi ricordo che io non, cioè, sentivo di avere qualcosa qua, lo dicevo a mia madre, mi sento qualcosa qua, ma non sapevo spiegarle cosa e lei mi diceva, ma che ti senti? Ti fa male, ti brucia? E io no, non lo so, una cosa strana, non lo so spiegare. E poi ovviamente da grande ho capito che quella lì è l'ansia. Comunque ero curiosa di sapere se anche voi avete il ricordo di quando vi siete resi conto che il tempo passa. Sono le 12:20. Preparo intanto la pasta frolla. E allora, ho comprato la farina d'avena alla Conad, farina integrale di avena, che da quello che ho letto ha un indice glicemico basso. Oggi la faccio così che boh, non so bene cosa ci metterò dentro e la prossima volta la rifarò e registrerò il mini video, così se vi interessa poi lo pubblico, così la prossima volta so magari dove andare a modificare, vado un po' più sicura sulle dosi e tutto quanto, invece adesso andrò un po' così a tentativi. Allora, per ora ho fatto la frolla e l'ho sistemata nella teglia. Mi sono aiutata con un po' di olio per stenderla. Ora ci metto la marmellata, questa qua. Something.
Non credo che verrà bellissima nell'aspetto, però l'importante è che sia buona. Allora, io praticamente ho pranzato con un pezzetto di formaggio. Non avevo voglia di farmi di nuovo l'insalata. Olaf, che vuoi? Ora no, ora non ti prendo il braccio. Ho infornato la crostata. E a un certo punto ha iniziato a far profumo e sembrava stessimo cuocendo dei nuggets. Un odore veramente strano, non di dolce, quindi non lo so, diciamo che l'odore non promette niente di buono. Non è neanche bella, non ha un buon odore, però speriamo abbia un sapore decente. Vista così non è poi così brutta. Assaggiamo. Ah, l'odore adesso è migliorato. Invece non è niente male. Incredibilmente è buona. Ne ho preso un altro pezzettino. Che buona che era la crostata, mamma mia, non me l'aspettavo sinceramente. Cioè, l'ho infornata, siamo andati giù a portare i cani. Quando siamo tornati su, ho aperto la porta e c'era questo odore di... Sembrava proprio i nuggets di pollo. E infatti Marco era convinto che stessi facendo qualcosa di salato in forno. E invece ha detto no, in realtà c'è la crostata. Poi è venuto Francesco da scuola, è venuto in cucina e ha detto ma cos'è questa puzza? Quindi diciamo che le aspettative erano veramente molto basse su questa crostata. Aia, aia. Sono già piena di peli. Lascia la scia di pelo quando passa. Comunque, Marco è andato a dormire e credo che quando si alza andremo alla coppa. Non ne sono sicura perché. Dicevo, non ne sono sicura perché non ne abbiamo parlato, però comunque. Servono i croccantini per i gatti. Io adesso faccio un ultimo sforzo e faccio la pasta di mais. Cioè lui usa le mie mani per lavarsi. Pasta di mais fatta. Sono contenta, almeno ho fatto tutto quello che volevo fare oggi. Ho fatto un pochino di color pelle, una pallina piccolina. È diventata un po' morbida, mi sa. Poi il resto ho fatto un po' di bianco, un po' di azzurro. Che ore sono? E 3:30. Andrò a saltellare un po' mentre guardo Blind Spot. Ora siamo stati alla Coop e abbiamo preso le teglie Pyrex e quella quadrata era finita, insomma quadrata rettangolare, e quindi vabbè, per adesso ho preso questa qui tonda e quella per la crostata. Quanti siete? Che volete? Un Un fiorino. fiorino. Poi abbiamo preso la Fanta Zero, mezzo pugno. Per me invece ho preso le penne di lenticchie, due scatolette di bocconcini per gatti, poi un pacchetto di Wasabi integrale. Ho preso quelli del Mulino Bianco che avevo già preso, non c'erano più. Ho preso questi bauli,
cornetto integrale e ha leggermente un pochino più di zuccheri rispetto agli altri. Un cornetto, un croissant, ha 4,4 grammi di zucchero. Poi estate zero, yogurt bianco magro, fagioli cannellini, ceci, piselli finissimi, Nutella e go, misto benessere, la salsiccia vegetariana, latte Zimil, mezzeluna alla carne, ricotta di capra in scadenza, mozzarelle, ho ripreso la farina di avena, burro di arachidi senza zuccheri, prosciutto cotto, prosciutto vegetariano e insalata. Ultima cosa, i croccantini del gatto. Ok, adesso metto a posto la spesa, poi vado da Francesco, facciamo i compiti e poi andrò a fare la doccia. Allora, mi sto preparando la cena, mi sto facendo una bella insalatona. Ci ho messo pomodori, che sono sepolti ormai, insalata, olive, formaggio, prosciutto vegetariano e semi di girasole. E insieme ci mangerò questa salsiccia vegetale. A Francesco invece faccio queste mezze lune alla carne con il sugo. L'assistente è sempre qua. Occhi rossi, stavo montando il video per domani, poi andrò a dormire e niente, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.